Ieri sera a Bagnacavallo un incontro tutto in rosa, una conferenza organizzata da Confartigianato in occasione della Festa della Donna, in cui cinque donne raccontavano la propria esperienza da lavoratrici in un mondo di uomini. A seguire, due mostre frutto del lavoro del fotografo Giampiero Corelli e della giornalista Silvia Manzani. Com'è essere imprenditrici in un mondo di uomini? Beh, è abbastanza impegnativo perché bisogna dimostrare di avere un valore aggiunto per riuscire ad essere ascoltati e anche per meritare attenzione a volte. Sicuramente devi mostrare i denti, però una volta che ti hanno capita c'è grande rispetto, questo sì. Concordo con la dottoressa, sì, è dura, però ci si riesce, appunto, come diceva la mia collega. Ed è vero che io, per esempio, nella mia azienda ho grandi uomini perché è un'azienda fondata, porta un nome maschile, fondata da uomini, però adesso gestita da donne, quindi bisogna assolutamente stare insieme, uomini e donne. Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, dietro voi che siete grandi donne chi c'è? Beh, certamente io ho la mia storia, ho un marito, ho due figlie, quindi la situazione è piuttosto impegnativa, però grazie a Dio le nuove generazioni hanno capito che la collaborazione è importante e posso contare comunque sempre su un aiuto e questo mi dà anche la forza e la carica per affrontare ogni giorno tutti gli imprevisti e tutte le seccature che possono capitare nel corso del lavoro. Dietro me c'è una grande famiglia e una grande azienda, quindi la fortuna di aver ereditato questa grande azienda. Grande, tra virgolette, grande come amore, cioè come importanza, e quindi la mia grande azienda con la mia famiglia, grande famiglia. Da Aquilana, com'è stato dover riprendere tutto in mano? Dura, dura perché appunto è dura e faticosa. Però è stato bello riaprire quel negozio l'8 dicembre del 2009 perché lì ho visto quanto la mia città era legata al mio prodotto e alla mia famiglia, quindi mi ha dato la forza e mi ha fatto capire quello che appunto avevo in mano, che magari non davi per scontato, invece l'azienda che io stavo gestendo e l'importanza, quindi vedere la città commossa del mio gesto è stata una grande cosa. In un mondo, quello della politica, connotato solitamente dalla presenza maschile, finalmente un sindaco donna. Com'è? Ma direi che è stata un'impresa sicuramente difficile sia per uomini che per donne, perché in un momento come questo, dove sia la politica sia le istituzioni non sono sicuramente, come posso dire, al centro dell'attenzione di questa nostra comunità, è sempre più difficile. Però io credo che oggi come oggi le istituzioni locali sono quelle che maggiormente sono più vicine ai cittadini, sia come dire l'organismo che maggiormente si rapporta, ha l'opportunità anche di chiarire, di parlare con i suoi cittadini. E la mia esperienza sicuramente posso dire che è stata estremamente importante e positiva, anche perché sono riuscita a creare una bellissima relazione con i miei cittadini e il fatto che fossi donna non ha assolutamente, minimamente avuto alcuna influenza. Mi rendo conto che invece c'è un problema, che è quello delle donne che sono veramente in misura ancora rispetto a tutti gli altri paesi d'Europa, sono degli indici bassissimi e credo che invece ci sarebbe bisogno di una maggiore presenza delle donne sia a livello istituzionale, in particolar modo a livello della politica, potrebbero sicuramente cambiare questa politica che vediamo quanti disastri ha provocato in questo paese. Io credo che le donne, proprio per questo loro modo di fare, in cui credo di essere la concretezza che riescono a portare, ecco, in una situazione di crisi come questa, credo che ci si renda conto sempre di più che possa essere invece determinante. Si parlava prima di grinta, di questa di grinta. Ecco, io credo che oggi più grinta c'è bisogno di persone che si muovono fuori da giochi, dai giochini o quant'altro, ma con la concretezza, come dicevo prima, delle nostre, il conoscere, perché le donne,
vogliono cercare di trovare una soluzione concreta ai vari problemi della quotidianità che ci sono, quindi credono nella possibilità di creare delle opportunità, una comunità che risponda a quelli che sono i bisogni della nostra gente, che sono prima di tutto quello di poter dotare di servizi che consentano alle persone di poter, in particolar modo le donne, di poter lavorare, perché nella misura in cui, e lo vediamo, ce lo dicono i dati, in questo nostro territorio, in questa nostra provincia, in questa nostra comunità, dove si è investito molto sul welfare, i dati ci dicono che oggi le donne impegnate, anche pur a fronte di una disoccupazione, le donne aumenta il numero di coloro che stanno invece lavorando, soprattutto donne che aprono e si impegnano dal punto di vista dell'imprenditorialità, perché questo è l'elemento più importante, credo. Un mondo anche quello del giornalismo a volte è tipicamente maschile, tante volte i volti del giornalismo femminile sono solo quelli della televisione. In realtà com'è lavorare da giornaliste donne? Beh, per me lavorare da giornaliste donne è uguale a lavorare da giornalisti uomini. A Sky per fortuna non ci sono mai state discriminazioni, siamo a pari sia nella conduzione sia come gli inviati, per quanto riguarda gli inviati noi miriamo alla qualità del prodotto, sia che questo venga da donne che da uomini, quindi siamo in perfetta parità, insomma, anche perché la nostra direttrice è bravissima, è una donna, quindi meglio di così. Ma guarda, per quanto spirito di squadra ci sia nelle redazioni, perché alla fine veramente si creano degli spiriti familiari molto belli, in realtà da parte dei datori di lavoro la discriminazione verso le donne c'è, ma questo non riguarda nello specifico il giornalismo, riguarda il mondo del lavoro in generale. Cioè, la mia esperienza di discriminazione per essere diventata mamma è uguale a quella di molte mie amiche che non vivono il mondo del giornalismo. Invece è possibile che una giornalista possa avere un occhio in più e una finezza, un certo sesto senso nel fare il suo lavoro? Ma io penso che il modo di approcciarsi alle situazioni cambia a seconda che si è uomo o che si è donna. Forse per quanto riguarda per esempio questa mostra che abbiamo realizzato con Giampiero, Donne che non tremano, che sarà presentata domani all'Aquila, l'accostarsi a donne forse da parte di una donna ti permette di capire qualcosa in più, però voglio dire, le donne hanno magari una sensibilità e comunque doti diverse rispetto agli uomini, ma questo non è detto che sia per forza negativo, insomma, o positivo. Ma la penso uguale, nel senso credo che le donne sviluppino particolare empatia verso situazioni che possono riguardare le vicende familiari piuttosto che il mondo del sociale, però credo che ci siano ottimi giornalisti uomini che raccontino queste vicende di marginalità e insomma di sfortune umane nello stesso modo.